Se all'ordine io volessi aggiungere anche delle iscrizioni o dei rinnovi, basta andare sempre sul tasto più, compare l'elenco di tutti gli articoli, facendo filtro, onde evitare di andare a cercare pagina per pagina quello che mi serve, quindi facciamo così una sorta di ricerca abbreviata. Inserisco come ricerca, quindi nella descrizione, iscrizione, e come vedete trovate le varie voci. Mettiamo ad esempio quota associativa animatori, quota associativa tizzoni, e andiamo sulla nostra manina. Come potete vedere sono stati aggiunti all'ordine le quote associative che abbiamo scelto, quindi abbiamo una quota animatori, una quota tizzoni. E come vedete qui compare un omino. Noi abbiamo inserito una quota e quindi compare 0 di 1, perché bisogna andare a inserire di chi è questa quota. Al solito possiamo modificare la quantità andando a cliccare due volte qui, inserendo 2, 3, 4, 5, quello che vogliamo. Avendo scelto solamente una quota, andiamo ad inserire a questo punto di chi è questa quota. Doppio clic sull'omino. Avendo compilato gli associati prima nella lista contatti, andando a cliccare sul tasto più, si aprirà la nostra lista dei contatti e quindi a questo punto noi selezioniamo il contatto che ci interessa, a cui si riferisce quella quota, lo selezioniamo e diamo la manina. Questo è stato fatto, andiamo su salva, lo troviamo in questa schermata. Dati salvati, ok. Possiamo chiudere quindi questa schermata. E come vedete troviamo a questo punto contatti associati uno di uno, quindi vuol dire che l'ordine in questa voce è stato completato. Facciamo la stessa cosa per l'altra quota, doppio clic. Andiamo sul tasto più. Andiamo a scegliere il nostro contatto che associamo alla quota, clicchiamo sulla manina, lo troveremo qui, diamo salva, dati salvati, ok, possiamo chiudere questa finestra, possiamo chiudere anche quest'altra e quindi vediamo che il nostro ordine a questo punto è completo. Una quota animatori 1 di 1, una quota tizzoni 1 di 1. Da qui ci accorgiamo se manca ancora qualcuno da associare alla quota che abbiamo inserito. Fatto questo, andiamo di nuovo su salva. L'ordine è stato aggiornato nei totali, lo trovate sotto. Andiamo su salva e ritornerà alla schermata iniziale con il riepilogo dell'ordine. Dati salvati, ok, possiamo chiudere la finestra, eccolo qui il nostro ordine aggiornato. Vi ricordo che ancora qui nello stato compare non firmata, quindi siete ancora abilitati a poter modificare il vostro ordine.